Il 20 e 21 settembre, oltre al voto amministrativo, anche in Lombardia il referendum confermativo riguardante la riduzione del numero dei parlamentari. Giuditta Castellanza. Rinviato di quasi sei mesi per l'emergenza Covid, andrà al voto il 20 e il 21 settembre anche il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, il quarto confermativo nella storia della Repubblica. I cittadini saranno chiamati a esprimersi sulla legge costituzionale approvata a ottobre che prevede una riduzione dei deputati da 630 a 400 e dei senatori elettivi da 315 a 200. Questo è il quesito. Approvate il testo della legge concernente le modifiche agli articoli della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari? Sulle ragioni per il sì o per il no si fronteggiano i comitati referendari. Tagliare il numero dei parlamentari da 945 a 600 è un miglioramento dell'efficacia, della trasparenza dei lavori parlamentari. Significa migliorare la democrazia. La rappresentanza non può essere numerica, ma deve essere basata sulle idee e i progetti che la politica va a presentare ai cittadini. E noi crediamo che questa riduzione sia anche un messaggio che il Parlamento, che la politica lancia ai cittadini per quello che non ha funzionato in questi anni. Noi diciamo no a questo taglio perché a fronte di un piccolissimo risparmio sui costi della democrazia, non della politica, si opera un taglio secco del Parlamento che andrà a incidere sugli equilibri istituzionali disegnati nella Costituzione e sulla rappresentanza stessa dei cittadini. Inoltre si attuerà un'ulteriore diseguaglianza nel voto tra i cittadini. Il voto di un sardo o di un lombardo avrà un peso politico minore del voto di un trentino. In quanto confermativo, il referendum non avrà quorum, sarà valido indipendentemente da quanti si recheranno ai seggi.